scoperto che queste pastiglie potete anche metterle praticamente qua dentro, così almeno per chi ha problemi che si attacca la pastiglia nei vestiti, eccetera. Se voi lo mettete qua, che adesso vi faccio vedere, questa è la pastiglia, no? Se voi mettete qua la pastiglia, si scioglie piano piano e così non vi si attaccano i vestiti, per quelli che si lamentano di questa cosa qua della pastiglia. L'ho scoperto grazie a una ragazza, per cui provate a fare così, mettete la pastiglia qua dentro, chiudete. Adesso faccio la lavatrice. Ok. Così almeno i vestiti sono più profumati. Provate a fare questa cosa. Comunque, ve l'ho detto che io mi trovo bene e giustamente li prendiamo. Questa è l'offerta. Questo nuovo è un consiglio che vi do praticamente per la pastiglia, che è molto utile, secondo me. Carne e verdure grigliate, quelle ovviamente scongelate. Io le sto facendo in padella e questa è la carne che devo scongelare. Fiocco, vuoi biscotto? Vieni, guarda. Vieni, to, guarda cosa ti do.
Ciao. Che faccia! Mangiamo micotino che piace tanto perché noi siamo viziati, vero? Aspetta. Cazzoncino che scappa giù, vieni qui, non andare giù, vieni, guarda il biscotto, to. Guarda il biscottino, to. Mangia il biscottino, no, c'è invece di mangiare il biscottino, to. Biscottino, dai, dai, io vado, va, guarda, l'ha già mangiato, l'ho mangiato tutto. Hai mangiato tutto, brava. Ah no, è lì. Che faccio? Che culona. Ciao. Ciao. Lei è la più coccolona. Se tu li accarezzi qua, lei si abbassa così per far sì che tu lo devi accarezzare. E qui c'è bella bambolina, bella bambolina. Col pelo morbido. Vero? Siamo un po' viziati. Però stiamo bene e non abbiamo niente. Vero, siamo morbidi, belli profumati. Dove è Fiocco? Eccolo qua. Fiocchetto scappa. Vieni, Fiocco. Dai. Non scappare, Fiocchetto. Fiocco. Dai. Mangi il biscottino lì. No, non c'è verso. Deve scendere giù. Vero? Perché devi andare giù? Cambi idea? Bimbetto cattivo. Lui è quello che non si vuole fare accarezzare. Odia le carezze. Però se lo prendo in braccio, ci sta. Li lasciamo. Lei si abbassa, devi fare le carezze. Ciao. Ciao ciao. Alla fine non c'avevo voglia di farmi i boccoli, perché, non lo so, era già tardi, anche se non ho niente da fare, comunque, volevo. Allora, questo vlog lo vedete domani, io sto registrando di venerdì, che è il 20 marzo.
Volevo dirvi che da martedì, che non mi ricordo se è il 20, adesso lo dico, 24, da martedì 24 fino a quando la situazione non sarà, diciamo, risolta. Vedete i video già programmati e già registrati quasi un mese fa, a febbraio, per cui tutti i video che vedete sul mio canale sono praticamente già registrati. In questi giorni non c'ho voglia di registrare, ogni tanto se c'ho voglia faccio i vlog come questo. Per il momento adesso vi faccio vedere quello che faccio io a casa in questi giorni più o meno. E avevo deciso di fare i vlog ogni tanto e metterli sabato. Questo vlog non so se riuscirò a farlo, sì, cioè a farlo andare alle 2 del pomeriggio, ma sarà che lo vedete verso le 5 e mezza, più o meno. Comunque, detto questo. No, aspettate. Preferisco così. E detto questo, vorrei. Vabbè, vi ho detto dei video che ovviamente sono registrati. È una situazione un po' brutta, e non ho neanche la forza di registrare, la forza di montare, fare questi. Anzi, vabbè, sto già montando. Ho altri 3-4 video che sto finendo di montare, così almeno li vedete. Fino ad aprile, e è una situazione così così, per cui diciamo che sono un po' stressata, un po' così così. Poi con tutte le cose che succedono è un po' complicato. E niente, per cui andrà così questi mesi. Spero che la situazione migliora e giustamente. Che non ci vuole più di 2 mesi. Scusate per ieri, ma mi interrompevano sempre. Comunque, niente, oggi è sabato, oggi è il 22, 21, scusate. Ormai è l'una, io ho finito adesso di lavorare e sto andando a casa. Volevo dirvi due cose velocemente. Siccome, ripeto, non riesco a registrare a casa, perché ovviamente ci sono tutti, poi c'è il mio ragazzo che rompe le scatole, allora giustamente non riesco a registrare. Faccio un po' di fatica perché ogni 2 secondi mi rompono ed è un po' complicato. E ovviamente se riesco. Se riesco, faccio i vlog per sabato, però non sono sicura. Per cui fino alla fine di aprile, fino alla fine, cioè fino ad aprile, fino a quando le cose non si sistemeranno, in pratica vedete i miei video vecchi. Poi sperando che la situazione migliorerà, perché visto che qua peggiora sempre di più. È una cosa allucinante. Per cui così. Però non ci possiamo fare niente. Comunque niente. Io mi preparo. Sono pronta ad andare a casa. Sta maschera mi cade ogni 2x2. Per cui niente, questo vlog si conclude qui. Scusate se è fatto così, ma non ci posso fare niente. Ci vediamo al prossimo vlog. Perché non ce la faccio quello. E niente, fino a quando non sistemeranno le cose, giustamente. Sarà così. Non ci posso fare niente. Poi sta maschera fa anche cagare. Vabbè.
Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Niente, spero che vi abbia detto tutto, anche perché ci sono stati, cioè, ad esempio, giovedì il mio cane è stato operato, per cui diciamo che ho avuto un'operazione ed era un po' così così, ero un po' nervosa, stressata, per quello che cerco di non registrare, cerco di stare un po' calma e di andare avanti senza, diciamo, normale, però è un po' dura per quello che non voglio registrare, non voglio. Comunque, prima che parlo troppo, ci vediamo al prossimo video. Io devo andare perché sennò si fa tardi. Ciao!